Uè, ragazzi, eccoci qua. Benvenuti in questa nuova live su Euro Truck Simulator 2. Come avrete letto dal titolo, ci troviamo a provare la nuova beta. Appunto di Euro Truck, che troveremo appunto nel nuovo aggiornamento. Allora, fatemi vedere un pochettino se l'audio si sente. Ok. In teoria dovrebbe sentirsi tutto. Allora, iniziamo a vedere una piccola panoramica, diciamo, sul menu. Allora, intanto iniziamo a dire le cose che hanno cambiato in questa beta. Ovvero hanno aggiunto, diciamo, l'aggiornamento più importante, i rimorchi comprabili, che vedremo dopo. Hanno cambiato alcuni aspetti grafici nel menu, infatti vedete qui appunto la parte inerente ai rimorchi, come la parte qui sotto e qui inerente alla nostra azienda virtuale. Hanno cambiato hanno migliorato il filtro lavori, quindi quando si cerca dei lavori nuovi, sia in, diciamo, come lavoro autonomo oppure diciamo sotto altre aziende, il filtering, insomma, di questi lavori è migliorato. Hanno aggiunto lo Scania del 2016 nel traffico. Hanno aggiunto i rimorchi B-Double, quindi abbiamo un altro tipo di rimorchio per la nostra amata Scandinavia. Hanno aggiornato una parte della Germania e hanno migliorato, diciamo, l'illuminazione sia della mappa che dei fari dei camion. Hanno aggiunto i cavi sui camion e migliorato appunto i cavi sul camion che troviamo dietro, appunto, che si connettono al rimorchio. Hanno migliorato gli FPS in generale del gioco e hanno aggiunto un'opzione nel menu per disabilitare automaticamente il freno di stazionamento. Inoltre, per ultima cosa, hanno modificato la velocità massima nella Francia in alcune zone, che è di 80 km/h. Allora, iniziamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere che ne ho dette fin troppe, anzi potremmo mettere un sottofondo musicale. Scusate ragazzi se si blocca un attimo la live. Allora, ok, adesso partirà a manetta. Abbassiamo subito. Perfetto, così dovrebbe sentirsi. Se vi dà noia la musica, scrivetelo pure in chat. Allora, analizziamo il tutto. Sulla parte destra abbiamo nuove icone del menu, ovvero l'acquisto dei rimorchi, l'upgrade dei rimorchi, che vedremo in seguito dopo, poi per il resto è rimasto invariato. Abbiamo naturalmente il trailer manager e poi questa zona è restata invariata. Qua sotto invece troviamo il vehicle browser, che
che ci permette di configurare un camion a nostro piacimento. Diciamo il nostro camion dei sogni che abbiamo scelto all'inizio, in questo caso lo Scania Streamline. Allora, iniziamo subito. Partiamo. Oggi ho scelto questo Actros, diciamo, per il viaggetto anche che faremo dopo. Allora, andiamo a acquistare un carico, scusate, un rimorchio. Allora, questi sono i rimorchi che possiamo acquistare per ora. Abbiamo il flatbed classico, due assi, abbiamo diciamo, il tre assi con il primo asse sollevabile, telonato. Abbiamo il telonato con due assi, abbiamo il tre assi flatbed, abbiamo il double, il primo modello di double, abbiamo il trasporto diciamo di cereali, quindi diciamo un mezzo centinato e mezzo telonato sopra, abbiamo il frigo con questo nuovo asse qua sotto, poi abbiamo il classico frigo con diciamo lo sportellone dietro. Abbiamo il frigo classico che abbiamo trovato insomma dalla Schwarzmüller, abbiamo il double frigo, il double frigo normale e questo modello diciamo che è il B-double, che è quello appunto che hanno aggiunto in questa beta. Questi qua invece sono diciamo i classici doppi rimorchi che abbiamo visto in Eurotrack normale. Allora, diciamo che i double, come tutti sapete, sono indirizzati per il mercato della Finlandia, quindi per il DLC, insomma, scandinavo. Quindi, dato che siamo a Verona, ci scegliamo un telonato. Io non vi faccio vedere tutti i rimorchi oggi. Ne proviamo due, ne modifichiamo due, tanto le modifiche sono uguali per tutti i rimorchi. Magari proviamo il double e appunto questo centinato normale. Allora, io sceglierei appunto questo, dai. Lo andiamo ad acquistare. Qua ci dice in quale garage lo vorremmo trasportare. Vorremmo trasportare appunto il nostro rimorchio. Se qualcuno di voi conosce Teddit, Teddit è diciamo una mod esterna a Eurotrack che permetteva diciamo di fare questa cosa qui. Quindi noi decidiamo di trasportare il nostro rimorchio a Verona. Attualmente il nostro rimorchio non è assegnato a nessun autista. Lo andremo ad assegnare dopo. Allora, io sono in Austria, quindi andiamo subito. Ci trasportiamo, diciamo, a Verona. Ok, travel. Sì. Aspettiamo il caricamento. Intanto, ragazzi, ditemi come si sente. Tutto bene oppure trovate, diciamo, avete qualche problema di audio, insomma, non fatevi problemi. Ok, come potete vedere, noi non abbiamo nessun tipo di trailer agganciato. Per entrare, diciamo, per, scusate, agganciare un trailer, bisogna recarsi all'interno del nostro garage. Allora, intanto sto giocando io con col G29. Col cambio DAC. Allora, ci posizioniamo qui nel garage e selezioniamo. Nel garage, appunto, dobbiamo spostarci sul menu Trailer Manager. Nel Trailer Manager avremo tutti i rimorchi acquistati. Come ci dice, abbiamo il tipo Kurzsänger. Ovviamente non è assegnato a nessun autista e a nessun camion e appunto si trova a Verona. E qui ci dà la percentuale, diciamo, di utilizzo. Ora noi lo premiamo e facciamo use, quindi agganciamo appunto fisicamente il rimorchio al nostro camion. Ok, quando il rimorchio è agganciato ci apparirà un puntino blu e naturalmente il veicolo e diciamo l'utilizzatore, l'autista che utilizza il rimorchio. Come potete vedere qui a fianco al mio avatar abbiamo il nostro camion con il rimorchio agganciato. Il rimorchio agganciato si può tranquillamente modificare. Si può tranquillamente modificare in due modi. O recarsi in officina,
dove possiamo modificare camion, rimorchio e aggiustare appunto entrambi, oppuramente modificarlo qui, quindi trailer update. Qua ci farà vedere tutti gli update del nostro rimorchio, naturalmente come i camion, naturalmente per ogni livello. Quindi dal livello 5 si sbloccano queste cose fino ad arrivare al livello 25 che sono io. Attualmente ora, anzi no, sono livello 34, però al 25 si sblocca tutto. Allora, noi per comodità andiamo in Trailer Manager, scegliamo il primo e facciamo configura. Anzi, non ce lo fa fare naturalmente perché ce l'abbiamo agganciato, quindi ci richiamo velocemente in officina, così vi faccio vedere anche la parte dell'officina che è stata cambiata. Allora, vediamo di non fare danni. Naturalmente ora siamo vuoti, ragazzi, quindi non abbiamo nessun tipo di carico all'interno del nostro rimorchio. Ok, quando arriviamo in officina, appunto, abbiamo l'officina classica, abbiamo il tuning e appunto il trailer configurator. Premiamo su trailer configurator e andiamo nel primo sottomenu, diciamo, qua annulliamo, se no ci mettiamo un casino. Allora abbiamo appunto il single, il double e il B-double. Come potete vedere abbiamo questo punto esclamativo rosso che ci dice che possiamo utilizzare questi due tipi di rimorchi in Danimarca, Norvegia e Svezia. Quindi ci spostiamo sul secondo menu che è il corpo, il body del nostro rimorchio. Allora abbiamo appunto il telonato, abbiamo diciamo quello fisso, diciamo, abbiamo il frigo con le porte laterali, abbiamo diciamo quello per il grano praticamente che c'è su Farming Simulator, abbiamo quello isolato. Abbiamo l'isolato con le porte laterali, potete vedere qua. Abbiamo quello col frigorifero classico, il frigorifero con le porte normali e il frigorifero appunto con sopra il telo. Scegliamo questo, dai. Anzi, ma sì, dai, scegliamo questo. Ci spostiamo sugli assi. Sugli assi abbiamo, ragazzi, l'imbarazzo della scelta. Possiamo partire dal classico due assi, quindi che porta poco come tonnellate. Abbiamo il due assi leggermente separato, come potete vedere. Il tre assi, quello che abbiamo sempre utilizzato su Eurotrack, con il primo sollevabile. Il tre assi con il terzo asse sterzabile, quindi è comodo. Questo c'è anche, ragazzi, sul trasporto di mezzi, diciamo, grossi, come si chiama? Il pianale. Poi abbiamo il tre assi sterzabile, però come quello di American Truck, quindi con il terzo asse arretrato rispetto ai due portanti. E poi abbiamo tre assi con due ruote sterzanti. Scegliamo questo, tanto no, non ci costa nulla. Poi abbiamo appunto la parte della verniciatura. Possiamo tenerlo bianco oppure abbiamo, diciamo, queste varie opzioni tutte, diciamo, custom. E poi abbiamo alcune livree presenti sul gioco vanilla. Quindi, diciamo, abbiamo queste verniciature qua. Ce ne sono altri del DLC. Non ci sono, appunto, questo mi dispiace, non ci sono tutte le livree, le colorazioni che troviamo, diciamo, su Eurotrack, quindi tutti i DLC. Speriamo che appunto in futuro implementino questa cosa. Scegliamo appunto il Duelist, che è la stessa livrea che ho sul Mercedes. E poi abbiamo, diciamo, la parte per configurare tutte le ruote. Vi faccio vedere appunto la parte del Victor, diciamo, del frigorifero.
Abbiamo il Thermobox, quello colorato, o il Turbo King. Scegliamo questo colorato, dai, che è più carino. Poi possiamo scegliere tra le luci standard oppure l'exclusive, cambio solamente il numero. Abbiamo la parte sottostante che ci permette di cambiare, appunto, mettere le barre classiche, la minigonna oppure il portapellet. Lasciamo pure la minigonna, dai. E da questa parte mettiamo un pallet, anzi, guarda, facciamo questa qui colorata. Qui dietro possiamo modificare, appunto, tenere, diciamo, l'estintore. Abbiamo le varie taniche. Possiamo, insomma, sbizzarrirci come meglio crediamo, ecco. Possiamo mettere da questo lato l'estintore, mentre da quest'altro possiamo mettere la ruota di scorta. Dietro possiamo scegliere la minigonna, ovvero tra classica oppure con la marca del rimorchio. Mentre qui possiamo scegliere, appunto, tra il portatarga standard o exclusive. Lo lasciamo standard perché mi piace di più. Come ruote abbiamo le Trailmaster, le Elemental e le Runner, praticamente quelle vanilla. Come cerchioni abbiamo un set di cerchioni, ce ne sono pochi, però bastano, diciamo, tutti vanilla. Sono praticamente quelli vanilla rimpiccioliti per il rimorchio. Lasciamo questo standard, appunto, perché mi piacciono, ecco. Quindi, appunto, una volta modificato il rimorchio, ci costa 120.000 euro. Quindi, come un camion, ragazzi, abbiamo il nostro rimorchio personalizzato. Eccolo qua. Adesso accendo i fari. Perfetto. Quindi, insomma, molto bello, molto, molto carino. Quando abbiamo il nostro rimorchio personalizzato, la prima domanda che vi viene è come caricare, appunto, gli oggetti, come caricare questo rimorchio. Per caricare il rimorchio è semplicissimo, ci spostiamo sulla parte delle offerte di lavoro e qui abbiamo, appunto, lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratto esterno o, appunto, il cargo market. Cargo market è il menu che ci serve per caricare, appunto, il nostro bilico. Il nostro semirimorchio. Allora, selezioniamo il punto di partenza da Verona, ma possiamo benissimo selezionare tutte le città della mappa. Naturalmente, se siamo a Verona, o ci teletrasportiamo in questa città, oppure semplicemente andiamo con il rimorchio. Quindi da vuoto andiamo proprio in quella città. Ma noi selezioniamo Verona e qui, appunto, abbiamo tutti i pallet con, diciamo, i carichi, semplicemente. Scegliamo questa, dai, che è fino a Parma. Ok, vi faccio vedere come si carica e dopo direi di farci questo viaggettino assieme. Magari se volete farmi qualche domanda che vi spiego tutto. E dopo ci spostiamo in Scandinavia per, appunto, scoprire il rimorchio doppio. Comunque, veramente carino, vedete che ci sono le due ruote del rimorchio sterzanti. Perfetto. Speriamo che venga verde subito. Naturalmente, ragazzi, in automatico le ruote posteriori sterzanti del rimorchio si bloccano quando effettuiamo la retromarcia, perché altrimenti sarebbe veramente impossibile condurre il rimorchio in retromarcia con le ruote sterzanti.
ragazzi. Vi faccio vedere, appunto, ho fatto apposta che oltre adesso al danno al camion abbiamo il danno al rimorchio e al danno al del il danno appunto del carico che stiamo trasportando. Così vi ho fatto vedere anche, diciamo, come si comportano i danni quando facciamo un incidente. Diciamo che gli assi sterzanti sul rimorchio hanno i suoi pro e i suoi contro. Comunque nei tornanti vi aiuta. Vi aiuta anche a tenere la strada perché è molto, molto più stabile. Però diciamo che ballonzala un pochettino il rimorchio. Io appunto cerco di andare appunto veloce per non annoiarvi, annoiarvi molto. Perché di solito io queste strade le faccio agli 80 all'ora. Però diciamo che il rimorchio ha i suoi pro e i suoi contro, ecco. Però di certo è molto più stabile. Infatti vedete anche in curva fa fatica anche a imbarcarsi. Ok, appunto, siamo arrivati all'azienda, ci posizioniamo qui, tiriamo il freno a mano per sicurezza e appunto clicchiamo su Cargo Market. Su Cargo Market abbiamo il nostro carico. Come potete vedere laggiù ci è apparso il punto di carico-scarico. Qua ci dice appunto che volendo possiamo skippare questa manovra premendo invio, o appunto il tastino assegnato sul nostro joystick, ma noi lo facciamo come parcheggiamo come veri camionisti. Come potete vedere, sì, ci siamo parcheggiati un po' a cazzo, però appunto cioè il gioco ci ha avvertito che siamo in posizione. Dobbiamo premere il tasto invio per effettuare il carico. Come potete vedere abbiamo un tempo per caricare. E siamo pronti per partire. Naturalmente ora il rimorchio pesa di più. Ok, aspetta che spengo questo GPS e accendo questo qua piccolino. Così vedete anche voi dove stiamo andando. Naturalmente vi ricordo che ora è una beta, quindi non si può utilizzare questo aggiornamento nel multiplayer, però quando rilasceranno la versione 1.32 ufficiale, appunto, si potrà giocare anche in multiplayer. Naturalmente quando i ragazzi del multiplayer
faranno aggiornamento. Cavolo, ho sbagliato anche strada. Mi raccomando ragazzi, voi nella realtà non fate queste cose. Nuovo follower, grazie Massimo 175 per il follow, grazie mille. Cerchiamo di darci dentro, che così proviamo subito i carichi scandinavi. Presto, se riesco, arriverà anche la webcam per vedere il volante, così diciamo aggiunge un po' più di simulazione al tutto. Intanto entriamo in Emilia, siamo diretti a Parma, appunto nel DLC Bella Italia. Intanto notiamo qua gli eventi occasionali, mitico incidente. Tanto mancano 50 km
a destinazione. Ok, siamo entrati a Parma. Appunto, guardate con quale facilità riusciamo a fare queste curve a L, a 90 gradi, perché appunto le due ruote sterzanti, oppure il modello con una ruota sterzante che sterza ancora di più, dà una mano, una grossa mano appunto per fare queste curve. Naturalmente l'asse del rimorchio non sterza come l'asse anteriore del camion, ma dà, diciamo, quel tipo il timone della nave, quindi sterza però poco da aiutare, diciamo, a effettuare una curva più dolce e appunto a rischiare di non toccare i cordoli oppure andare fuori strada. Qui cosa è successo? I carabinieri che hanno fermato un tipo. Perfetto, siamo arrivati a destination. Come potete vedere, i rimorchi sono stati cambiati perché oltre all'aggiunta appunto di questi rimorchi, i rimorchi, diciamo, base del gioco hanno fatto, cioè hanno avuto un restyling, ecco. Intanto io ho cannato di brutto, decisamente. Appunto, qua ci dice il gioco se vogliamo saltare il parcheggio, però appunto cosa vuoi saltare? Saltare. Ok, raddrizziamo il tutto. Perfetto. Premiamo di nuovo invio. Scarichiamo appunto il nostro carico. Saliamo un po' di livello e appunto
se noi clicchiamo guida abbiamo ancora il nostro rimorchio vuoto scaricato. Allora, proviamo subito i rimorchi doppi. Facciamo un viaggetto al fly con i nuovi B-Double. Allora, andiamo sul trailer manager e parcheggiamo appunto il nostro rimorchio. Quindi diciamo di portarlo di nuovo a Verona, dove appunto abbiamo assegnato il nostro rimorchio in precedenza, e appunto ci recchiamo sul trailer dealer. Andiamo a selezionare il B-Double, che è questo qua. Prendiamo questo modello qui questa volta, che costa ben, ragazzi, no, scusate, questo, e dopo lo modifichiamo. Costa ben 187.000 euro il base. Quindi acquistiamo, e naturalmente tutti i garage al di fuori di Svezia, Norvegia e Danimarca ci vengono appunto oscurati. Lo portiamo a Göteborg, lo assegniamo al garage di Göteborg. Appunto, acquistiamo il rimorchio e andiamo a Göteborg. Göteborg. Trouble. Perfetto, è notte, quindi diciamo che potremmo anche dormire. No, in realtà sta albeggiando, buono, quindi agganciamo subito il nostro rimorchio. Ok. Allora, recchiamoci sul trailer manager, abbiamo il dry fryer B-double, lo agganciamo. Ok, quindi abbiamo agganciato il nostro rimorchione, che, ragazzi, è veramente veramente lungo, e andiamo a diciamo modificarcelo. Vediamo di non fare danni. Allora, questo modello lo parcheggio un attimo qua. Questo modello, come potete vedere, aspetta che metto ok. È praticamente costituito da una prima ralla. Successivamente abbiamo una specie di dolly agganciato alla prima ralla con un rimorchio normale. Dato che sono qui, facciamo un bello screen per la replica che troverete su YouTube. Cerchiamoci a Göteborg l'officina, eccola qua. Perfetto, così ripariamo sia il camion, ragazzi, che metto ok. Vedete, ragazzi, che è molto più comodo come rimorchio da controllare, perché l'altro, appunto, essendo una specie di rallato, era molto, molto più comodo. Molto, scusate, più scomodo. Vediamo dopo in retromarcia come si comporta. Comunque, da guidare è una bella bestia. Perché è veramente una bella bestia di rimorchio. Adesso diventerà verde, forse.
cerchiamo di entrare in officina senza far danni, possibilmente. Ok. Perfetto. Come il rimorchio di prima, ci spostiamo sul trailer configurator e appunto vedete che abbiamo questa bestia di rimorchio. Allora, possiamo scegliere tra il double, che è, diciamo, non il rallato, quello classico, insomma, che abbiamo, insomma, utilizzato fino ad ora, e appunto il nuovo B-double, che come potete vedere abbiamo, diciamo, il rallato. Abbiamo gli stessi rimorchi, quindi le stesse configurazioni di un rimorchio semplice. Potremmo questa volta prendere. Ma sì, dai, perché no? Pigliamo questo, dai, che è più carino. Come assi, invece, abbiamo il B-Double 2 più 2, il 2 più 2 separati, vedete qua in fondo. E qui si arretra un pochettino. Poi abbiamo quello che avevamo prima, quindi il 3 e 3 con il sollevabile, oppure appunto il B-double con sempre 3 più 3 con il sollevabile e l'asse sterzante qua dietro. Scegliamo questo perché essendo un mezzo lungo ci viene più comodo per fare, diciamo, le manovre più strane, diciamo. Come colorazioni sono le stesse, naturalmente guardate questa che è carina, ma noi sceglieremo appunto questa qui, che è la livrea che abbiamo appunto sul nostro camion. E qui abbiamo, diciamo, le stesse configurazioni. Naturalmente facciamolo un po' più user friendly, un po' più carino. Qui no, lo tamarriamo un pochettino, dai. Ecco, qui possiamo notare che abbiamo, volendo, qua sulla parte laterale, possiamo mettere i marker. Appunto. Eccoci qua, i marker. Li mettiamo subito. Vediamo se li ho messi correttamente. Sì. Qua potremmo mettere il porta pellet. Qui dietro sempre mettiamo le exclusive. Ok. Le ruote invece le lasciamo normali. Quindi ci viene a costare 116.000 euro. Ok, come officina invece abbiamo l'officina divisa in due, ovvero quella del camion e quella del rimorchio. In questo caso rimorchio nuovo, quindi ripariamo solo il nostro camion. Perfetto. Allora, vediamo di trovare un piccolo viaggettino qui a Göteborg. Ecco, guardate, va benissimo questo, pesce affumicato fino a Jönköping. E magari, dato che è un viaggio abbastanza, diciamo, con un rimorchio lungo, potremmo mettere un cambio automatico reale. Perfetto. Tutto come potete vedere abbiamo l'asse sterzante. Giriamo qui a sinistra perché così sblocchiamo la mappa. Ok, vediamo se riesco a fare la manovra e far vedere l'asse sterzante. Ok, vedete che sterza il terzo asse del primo rimorchio e l'ultimo. Gli ultimi due, vedete? Ok.
Intanto, ragazzi, accosto che così cambio il sottofondo musicale. Sbloccherà leggermente la live. Perfetto. Naturalmente il nostro Mercedes fatica molto. Insomma, arranca nelle salite, perché comunque un rimorchio doppio così pesa anche da vuoto. Infatti, vediamo dopo come si comporta con il carico di pesce affumicato. Spostiamoci intanto qua sulla destra, se... Come potete vedere, ragazzi, sopra gli 80 scoda un pochettino. Io sterzo e naturalmente, dicendo che abbiamo i due assi sterzanti, sia centrale che posteriore, diciamo, ci dà un po' di... come dire, ci dà un po' di problemi. Però proviamo ad alzare gli assi. Cambierà ben poco perché diventerà un 2 più 2. Però come potete vedere, se io sterzo... Parte leggermente il secondo rimorchio di culo, perché appunto abbiamo l'ultimo asse sterzante posteriore. Però, appunto, sulle manovre a corto raggio dà una bella mano, diciamo, l'asse sterzante. Quindi buono. Lo consiglio, però bisogna stare attenti sulle alte velocità.
No, ragazzi, dobbiamo ancora arrivare all'azienda per caricare il nostro semirimorchio, anzi il nostro B-Double. Ok, allora dobbiamo girare qua dentro. La vedo un po' dura, ragazzi. Non odiatemi se non riesco a far retromarcia, a guidare questi rimorchi, però veramente è una cosa che io odio perché non sono abituato. Allora, prendiamo il nostro carico. Ah, ok, ragazzi. Vedete che per il carico e scarico non dobbiamo posizionarci lì sul dove ci sono, diciamo, i garage, ma dobbiamo posizionarci lì. Lì davanti. Allora, essendo che deve essere perfettamente diritto, immagino, il rimorchio, vediamo se riusciamo al primo colpo, altrimenti, ahimè, ne saranno delle belle. Testiamo un po' la retromarcia di questo rimorchio. Ragazzi, è veramente veramente difficile, perché se normalmente quando giriamo a sinistra il rimorchio va a destra, qua dobbiamo fare sinistra destra, perché si rinverte tutto. Vedete? Vedete come si intortora? Quindi, ahimè, facciamo l'invio automatico, perché veramente mi sembra molto molto complesso. Ora, intanto si è fatta mattina. Anzi, facciamo così. Vediamo di trovare l'opzione, se la troviamo, del freno a mano automatico. Allora, sarà qui. Su gameplay. Ok. Potremmo mettere questo intanto. Esatto. Allora, route advisor, no. Limitatore velocità, no. Fronton automatico, no. Automatic braking. Parking brake engage. Forse se lo despuntiamo ce l'abbiamo automatico? No. Allora, ragazzi, non saprei proprio. Devo rivedermi questa cosa qua. Scusate, gameplay. Vabbè, lasciamo così, ragazzi. Ok, non perdiamo altro tempo. E ci dirigiamo verso destination.
che siamo quasi ad un'ora di live. Anzi, ragazzi, dato che siamo carichi, possiamo abbassare il terzo asse del rimorchio. Ragazzi, vi ricordo di seguirmi sul canale Telegram, dove pubblicherò annunci e appunto info riguardanti il canale Twitch e il canale YouTube che trovate qui sotto alla live, appunto nella sezione informazioni. Mentre, ragazzi, quello che stavo dicendo, se osate un po' con diciamo, con lo sterzo, in questa configurazione qui, vi dà un pochettino di problemi, perché sballonzola di qua in là il rimorchio. Quindi, diciamo, dovete stare molto attenti. Vediamo, perché essendo che è la pubblica beta, magari, da qui al rilascio ufficiale, cambierà qualcosa. E quindi magari modificheranno un po' la fisica. Dopo, logico. Noi stiamo viaggiando appunto a 108 km/h. Quindi diciamo la fisica ci sta, perché comunque se io sterzo un pochettino bruscamente, vedete il rimorchio anche dietro dagli specchietti come fa, insomma, ci sta. Naturalmente qua il limite è di 70. Quindi fate un po' voi, saremo già da ritiro di patente, infatti vedete, appunto si sterza leggermente in più e come scodinzola. Anche in fase di frenata bisogna stare molto attenti, molto cauti.
quanto mancano 23 km alla fine. E vediamo dove ci farà parcheggiare. Io penso sempre dove abbiamo caricato. Quindi non faremo mai retromarce strane o manovre strane con questi carichi. Ok, eccoci arrivati a Jönköping. Amico, te con la macchina stai lì, per favore. Ok, dovremmo entrare qui alla Nord Food. Penso che si entri qua. Penso di sì. Vediamo un pochettino. Ah, ok, dai ragazzi, questo parcheggio è easy perché appunto si rallenta un po', si mette dritto tutto l'autotreno e appunto si scarica premendo invio. Perfetto, spero che questa live vi sia piaciuta. Grazie per la visione. Vi ricordo appunto di cliccare follow se siete qua su Twitch oppure su YouTube il tasto iscriviti e comunque date un'occhiata qua su Twitch perché appunto faremo live su Euro e altri giochi. Quindi niente, per Matt è tutto. Ci si becca alla prossima live. Ciao ciao!